Parliamo di beni comuni, giovani, territorio per lo sviluppo, sono gli elementi del laboratorio per il futuro. Ne parliamo insieme a Marco Barbarossa, presidente di Spazio 47. Intanto buongiorno e ben ritornato in nostra compagnia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quindi tre elementi importanti, cruciali per il nostro territorio, ma intanto i giovani continuano ad andare via? Purtroppo sì, è una lotta continua questa, che parte anche da nostre esperienze vicine, di familiari, di amici che cercano futuro e una migliore prospettiva di vita all'estero, al nord, per fare delle esperienze lavorative appunto che gli possono garantire una vita migliore. Noi cerchiamo di lavorare, di aggregare i giovani che invece vogliono andare via, li proviamo a intercettare prima, no? nel periodo scolastico o nei primi anni di università. Proviamo a metterli insieme, insomma, per provare a costruire un futuro qui a Catania e in Sicilia, mi verrebbe da dire anche. Questo laboratorio cosa si propone? Il Laboratorio per il Futuro è un format che abbiamo realizzato insieme ai nostri amici di Ethic for Growth, che è una startup di Siracusa. Diciamo che prova a porre delle domande che magari i ragazzi di una certa età non si pongono. Abbiamo organizzato questo primo laboratorio che appunto è il tema centrale dei beni comuni, in occasione di questo evento che la rete comune insieme a SIBA ha realizzato in ogni regione d'Italia, e abbiamo posto la domanda del cittadino del futuro: chi sarà e cosa farà? E ovviamente sarà uno di questi ragazzi che ha partecipato al laboratorio. Si sono posti molte domande, ne hanno poste anche poi gli speaker che hanno partecipato al convegno, e hanno provato a immaginare degli scenari positivi e negativi, insomma, della vita del mondo e a Catania da qui ai prossimi 50 anni. E dal punto di vista ambientale, sociale, politico, ovviamente, no? hanno spaziato molto. Dai beni comuni può nascere un nuovo sviluppo? Dai beni comuni sicuramente può nascere un nuovo sviluppo, ne abbiamo parlato tanto durante il convegno, dalla rigenerazione proprio urbana e quindi della riqualificazione di beni comuni, di beni confiscati alla mafia, di beni pubblici. Abbiamo parlato anche di educazione e formazione, perché è chiaro che va attuato un cambiamento culturale sulle persone per farli riappropriare dei beni comuni e mettere a sistema sicuramente insieme agli enti pubblici. Abbiamo dialogato anche di innovazione digitale del bene comune e dell'innovazione digitale collegata appunto allo sviluppo del territorio. L'incontro non è stato avulso dal contesto, siamo a Catania, quale prospettiva per la città? La prospettiva per la città, insomma, stiamo cercando di strutturarla un po' appunto insieme a questo gruppo di aziende, imprenditori e studenti, provando a immaginare appunto uno scenario positivo per Catania, che sicuramente ha bisogno di uno sprint sia dalla parte pubblica che dalla parte privata, anche di quello che dicevamo prima, no? Che c'è sicuramente una fuga di giovani, ma c'è anche una fuga di imprese, quindi dobbiamo provare a crearne di nuove e a stimolare le aziende esistenti a investire nel nostro territorio. Come pensate di attirare nuove idee, nuovi soggetti? Allora, noi abbiamo creato all'interno del nostro hub, che si trova in Via Novalucello, abbiamo creato questo spazio di networking, uno spazio aperto in cui appunto studenti, giovani professionisti, imprese possono insomma arrivare a noi e proviamo a strutturare con loro dei partenariati, sia per dei progetti, dei potenziali finanziamenti, quindi l'accesso ai bandi pubblici, l'accesso ai bandi europei. Proviamo a dare una prospettiva a chi magari fa impresa tradizionale, ma a chi magari non ha voglia di fare impresa, ma ha voglia di insomma arrivare a un lavoro dipendente, che poi probabilmente non genera questo sviluppo che speriamo. A proposito di questo laboratorio di futuro, ci saranno ulteriori step? Ci saranno ulteriori step, sicuramente noi abbiamo iniziato un ciclo, perché appunto è un nuovo modello che abbiamo strutturato con questo laboratorio legato a un convegno e poi una pericena di networking, che sicuramente è quello che attira diciamo i giovani anche un po' più ricchi a partecipare alla vita pubblica. Grazie a Marco Barbarossa, presidente di Spazio 47. Noi continueremo ovviamente anche a seguire questo laboratorio di futuro dedicato ai giovani e al territorio. Buona giornata. Buona giornata, grazie.